Vai. Con Ale Aguagni al termine della partita vinta contro Bari, una soddisfazione anche perché c'era da rimediare al passo falso della Coppa Italia con l'eliminazione per mano di San Zaccaria, 3-0, risultato importante, insomma oggi può sorridere la Fiorentina femminile. Sì, finalmente ce l'abbiamo fatta a sfatare questa leggenda che in casa ci veniva tutto difficile. E era una partita importante e abbiamo fatto un buon gioco nonostante comunque le difficoltà del campo. E era importantissimo e non abbiamo mollato su nessun pallone ed era quella la cosa importante. Senti, da parte tua in particolar modo una grande prova di sostanza, tanta corsa in su e giù, insomma ti abbiamo visto importante sia in fase difensiva sia in fase offensiva, anche se ti è stato mosso un appunto proprio dal presidente Mencucci di non aver tirato nell'occasione buona per segnare, troppa generosità diciamo. Sì, forse ero un po' stanca, però mi sembrava più facile metterla dietro, quindi ho provato a metterla dietro. Sì, ho cercato di dare il mio contributo, era qualche partita che giocavo un po' più centrale, quindi avevo meno spazio e avevo tanta voglia di correre, quindi mi sono un po' sfogata. Senti, se vogliamo trovare un piccolo neo alla prova di oggi è che la Fiorentina ha creato tantissime occasioni da gol, però insomma qualche errore di troppo sotto porta, cosa ne pensi? Sì, anche oggi abbiamo sprecato qualche occasione, però comunque era importante vincere, quindi 3-0 va bene e quelli che abbiamo sprecato oggi li teniamo per la prossima. Io per quanto mi riguarda ti faccio quest'ultima domanda, se secondo te in questo momento la classifica è per voi soddisfacente, vi soddisfa oppure magari vi mancano quei punti casalinghi di quella sconfitta? Sì, i tre punti persi con il Tavagnacco sono tre punti importanti, però il campionato è ancora lungo, quindi lavorando bene ci siamo soddisfatti così per adesso. Sì, potevamo avere di più, okay. Però lavorando le riprendiamo. Perfetto. Grazie.